dei quali insomma andrò a parlare. Abbiamo visto quindi rapidamente il genere Acanthicus con l'Acanthicus adonis. Quello che sono andato ad aggiungere rispetto all'altra volta, ho voluto dare un di più e faccio questo excursus anche per farvelo vedere. Qui in basso potete vedere, ho messo un range di prezzo, no? Tanto per dare un'idea alle persone anche di quello che può essere il costo di prendere questi pesci. Maggiore 15 euro significa che tendenzialmente sul mercato esemplari piccoli si possono trovare a partire da 15 euro. Poi abbiamo visto il genere Ancistrus con diverse specie che lo vanno a, insomma, a costituire, sono tantissime, circa 180. E nello specifico siamo andati a vedere l'Ancistrus dolichopterus, che come vedete ha un prezzo che supera i 15 euro, sicuramente anche per esemplari piccoli, che sono molto belli come potete vedere. Il falso 144, però l'Ancistrus SP4, che invece come potete vedere ha un costo molto più contenuto, e poi l'Ancistrus ronunculus, che invece viene a costare un pochino di più, come potete vedere. Quindi continuo a scorrere un po', tanto per far vedere, è inutile che poi ricommento tutte le slide perché sennò no, non finiamo più. Quindi abbiamo visto poi il genere Variancistrus xanthellus, per il quale i prezzi sono superiori ai 20 euro più o meno, maggiori di 30 per il Variancistrus demantoides, dove abbiamo visto la differenza con l'Hemianchistrus subvirdis. Generi cheirostoma molto più economici, quelli che si riescono a trovare sul mercato, fino a quelli più costosi. E abbiamo visto poi il genere Decayseria e gli Hemianchistrus, dove questi 50 euro, maggiori 50 euro indicato per l'Hemianchistrus medians, che è quello che vedete qui, che è un pesce molto raro, ma sicuramente il prezzo è ancora più alto. E poi, va bene, Hemianchistrus subvirdis 128, specie molto, molto simili. Poi abbiamo visto tutti i vari Pancistrus, quindi partendo dagli zebra, che hanno dei costi molto, molto elevati, fino a passare poi ai vari 260, 272, 373, 76, qui vedendo un po' le somiglianze tra le diverse specie, 102, 501, e poi abbiamo visto il genere Hypostomus, dove ci eravamo fermati quindi la scorsa volta. Oggi ripartiamo quindi con calma da qui, genere Leporacanthicus. Allora, questi anche sono dei pesci molto diffusi, tutti li conoscono col nome di Vampire Pleco, diciamo quindi Pleco Vampiro, motivo, come vedete, i due dentini che potete vedere nella foto in alto a sinistra, che sostanzialmente danno anche quello che è l'indicazione del nome. Infatti Leporacanthicus deriva da Leporis, che è coniglio, più Acanthus, quindi come vedete i due denti nella mandibola superiore. Contano 14 specie, di cui 4 sono classificate. Come vedete qui ho indicato quelle magari un po' più famose presenti sul mercato, poi ne andrò ad esplodere due in particolare, quindi il famoso Galaxias, il simil Galaxias, che è il 240, un altro simil Galaxias, che è il 7. Quindi c'è molta confusione tra queste specie. In realtà, come vedete, la chiave di lettura è un po' la spottatura e l'intensità del colore, che è differente. E poi molto bello il Leporacanthicus heterodon. Quindi, come dicevo, la caratteristica tipica è proprio, lo si riconosce per la presenza di questi dentini e quella specie di tentacoli che potete vedere intorno alla bocca, che sono in realtà delle papille tentacolate. E soprattutto hanno anche questa cresta sovraoccipitale molto evidente, lo vedete bene nella foto del 240, sopra la testa vedete una sorta di spuntone, e quindi quella è una caratteristica tipica che è presente nelle Leporacanthicus. Hanno dimensioni considerevoli perché vanno dai 10 ai 25 cm, sono diffuse come vedete in tutto ciò che è la bassa Amazzonia, quindi da Paleostocantis Xingu e anche nell'Orinoco. E sono pesci, lo capirete anche dai denti, per lo più carnivori. A cosa servono quei denti? Nello specifico servono a tirare fuori le lumache dai guscio. Quindi loro si nutrono in natura molto di lumache. Il dimorfismo a volte è difficile da comprendere, però tendenzialmente i maschi hanno una testa più larga, più a forma di U, mentre, e la presenza di odonti di alati del muso, mentre la femmina tende ad avere la testa a forma di V. E anche loro poi tendono a riprodurre, cioè riproducono in tane, un po' come tutti gli altri loricaridi che abbiamo visto fino ad oggi. Una particolarità di questi pesci, e ne parlo adesso con la specie Leporacanthicus iosedimae, che è una specie che io ho in acquario, potete vedere alcune foto, hanno una particolarità questi pesci: quando li si tirano fuori dall'acqua, quindi mi è capitato di pescarli a volte, fanno un rumore particolare che sembra una specie di scrocchio, quindi a volte capita di sentirli fare tipo un suono di questo tipo qui.
e hanno la brutta abitudine con quei dentini che avete visto prima di andare a rosicchiare il silicone. Quindi attenzione, perché all'interno dell'acquario a volte capita di trovarsi un po' di silicone staccato alla lunga, insomma, come dire, le vasche con le poracanti, così io una volta ogni 10 anni una risiliconata gliela darei, questa tranquilla. Comunque, il nome deriva da José Lima de Figueiredo, che era un professore dell'Università di San Paolo, che era impegnato nello studio di questi pesci qua. Sono differenti dagli altri per la tipica livrea, come vedete, una base grigia che varia poi di intensità a seconda dello stato anche umorale, e la presenza delle punte bianche delle pinne, che però poi tendenzialmente vanno a perdersi in età adulta. Alcuni esemplari molto belli tendono a conservarli. Molto spesso viene confuso con l'L263, però differisce da questo sia per la dimensione che la distribuzione degli spot sul corpo. Ha dimensioni massime intorno ai 15 cm, è carnivoro, quindi appunto, come dicevo, io tendo a nutrirli con mangimi molto, molto proteici, e difficilmente, diciamo, li terrei in acquari più piccoli, gli esemplari adulti, diciamo, di 150x50, in realtà forse essendo pesci abbastanza tranquilli, qui ho un po' esagerato, si può stare anche su litraggi un po' ridotti. Una particolarità di questi pesci è che ho visto gradiscono anche molto andarsi a rifugiare in tane con apertura laterale. Poi dopo ho preparato anche le slide in cui faccio vedere un po' che tipologie di tane esistono, e questa è una caratteristica specifica, poi almeno da quello che ho riscontrato io e che ho visto molto spesso anche in rete. Poi, un'altra specie di cui vorrei parlare invece è l'Eporacanthicus triactis, che secondo me è uno dei più belli tra i loricaridi. Triactis perché ha una pinna anale che presenta 3 raggi, quindi da lì deriva il nome. Come vedete si differenzia molto, e negli esemplari giovanili, dalla foto in basso, vedete si può avere anche un pattern veramente notevole. Che poi anche qui purtroppo, come vedete, nell'età adulta tende un po' a perdersi. È chiaro che un giovane con un pattern come questo, vedete, sicuramente da adulto avrà molto più arancio sulle pinne rispetto all'esemplare che è riportato qui. È originario del Rio Orinoco, e per quanto riguarda, diciamo, le caratteristiche poi di accrescimento e di allevamento, è del tutto similare a quello che ho detto per poco fa per l'Eporacanthicus salimae. Semplicemente è un pesce più grande, perché raggiunge 25 cm, quindi insomma necessita di tane più grandi, uno spazio un po' più grande, e comunque sia anche, diciamo, nell'alimentazione, diciamo, per esemplari adulti, come potete immaginare, insomma, è necessario alimentare un po' di più. Sia questi che diciamo gli salimai, quindi in generale l'Eporacanthicus, non sono propriamente famosi per essere molto rapidi nella crescita, ok? Quindi non sono tra le specie più lente, ma comunque sia c'è da aspettarli un po' per raggiungere la maturità sessuale e portarli a riproduzione. Ho preparato, diciamo, questa sera per fare un po' un qualcosa di, per spezzare un po' la presentazione, diciamo, degli intermedi, li ho chiamati così. In uno di questi vorrei parlarvi dei mangimi. Questa è una foto che ho fatto io dei mangimi che utilizzo. Sono alcune tra le marche, diciamo, di mangimi un po' più diffuso. In alto a sinistra vedete i mangimi della Ebbo, che è un produttore tedesco di mangimi proprio specifici per loricaridi. Ce n'è un altro austriaco che è Flutterdos, che vedete qui c'è sia il plankton che la pasta, che preparano una specie di pasta. Quindi un altro produttore. Poi c'è il Repasci, che è famoso anche per produrre mangimi per rettili, e che ha la particolarità di essere un mangime in polvere che poi, miscolato con l'acqua, forma una specie, diciamo, di pasta, di pastone, che può essere surgelato e quindi poi consumato dai pesci successivamente. Io ho preso sia il Soylent Green, che è quello più destinato, diciamo, a pesci con abitudini vegetariane, che l'altro, che non si vede bene, che è quello destinato invece a pesci con abitudini carnivore. Quelli che vedete dietro della Ebbo invece sono a base di cozze, mentre l'altro, appunto, vedete a base di plankton. Cosa altro uso rispetto a quelli che vedete in foto? Utilizzo molto le pastiglie al plankton. Utilizzo pastiglie miste, quelle che poi vengono vendute sia scuse, diciamo, che poi in barattolini, le classiche chips, diciamo, verdi o rosse, a seconda se sono più a contenuto proteico o vegetale. Utilizzo mangimi in scaglie, che poi do anche agli altri pesci che abitano le vasche con i loricaridi, e quindi vengono poi mangiati anche ai loricaridi, e il granulare proteico, che di solito utilizzo per i ciclidi. Più somministro surgelato almeno una volta a settimana, Chironomus, Artemia, Cyclops, gamberetti, cozze. Sconsiglio le larve bianche, perché soprattutto in vasche con soli loricaridi mi è capitato purtroppo
di avere diciamo poi la nascita di Chironomus, diciamo, perché poi anche le larve bianche dovrebbero essere la famiglia Chironomus, quindi delle specie di zanzare che non pungono, però mi hanno popolato la fish room, diciamo, e quindi adesso evito di darlo nelle vasche dove non vengono consumati tutti, perché se finiscono il filtro non so se sono presenti delle uova e quindi delle cisti che poi nascono, oppure sembra strano che poi le larve riescano a resuscitare, diciamo, dal congelamento, quindi più probabile della prima. Poi mi succede che ho la nascita di questi insetti. In più somministro per i pesci con abitudini vegetali zucchine, cavolfiore e cetriolo. Sono i tre che ho sperimentato. Persone mi dicono che può essere data anche la patata, può essere dato anche il peperone. Quindi, insomma, su questo basta un po' cercare online, cercare qualche informazione. Quindi, tornando un po' invece a bomba sui pesci, chiuso questo intermezzo. Allora, un altro genere molto presente nelle vasche degli appassionati dell'origalide è sicuramente il genere Panacolus, che in passato era stato, diciamo, annesso a quello che era il genere Panacque, e poi in realtà è stato separato per diversità di caratteristiche. Quindi Panacque è il nome comune del venezuelano, viene dato solitamente al Panacque, Panacolus sta per piccolo Panacque. Conta 44 specie, di cui solo 11 sono state classificate. La tipicità di questo pesce, diciamo, è simile per alcuni versi, ad esempio la bocca, alcune strutture, diciamo, delle pinne, al Panacque, però come vedete è più schiacciato, mentre il Panacque tende ad avere un corpo molto più tosso ed alto. Molto spesso viene confuso con le pecorzia, da cui appunto si va a differenziare proprio per l'apparato boccale. Poi tendenzialmente vi dico che le piccole lineature che vedete sul muso di questi pesci sono di solito caratteristiche, perché nelle pecorzia non sono così fitte. Hanno dimensioni molto variabili, con specie che vanno dai 7 ai 14 cm, sono diffusi ovunque in tutta l'Amazzonia, quindi sia quella peruviana che poi quella brasiliana e poi anche a nord, verso l'Orinoco e quindi il Venezuela. La caratteristica principale di questi pesci, come per i Panacque, è che sono filofagi, quindi che la loro dieta è prevalentemente costituita dal consumo di legno, e in più affiancano a questo, diciamo, una dieta prettamente vegetariana. Chiaramente però non disdegnano anche integrazione proteica, perché come dicevo anche la scorsa volta, tutti i pesci che vanno poi a raschiare un po' sui legni e sulle alghe sostanzialmente poi mangiano anche un quantitativo di invertebrati notevole. La differenza sessuale sta nel fatto che i maschi tendono ad avere degli odontidi sulle guance molto, molto lunghi, e poi soprattutto si riconoscono perché i maschi nella parte posteriore del corpo sono veramente molto pelosi, hanno questa peluria fatta sempre da odontidi, ma veramente molto marcata. Poi vedrete delle foto successive dove si capisce, non ci si può sbagliare. Tant'è che in alcune specie, tipo la prima, vedete, l'L2, mi è capitato di vedere femmine adulte anch'esse pelose, ma i maschi erano veramente, sembravano degli orsi per la quantità di peluria che avevano nella parte posteriore del corpo. Quindi queste sono delle specie molto famose, sicuramente tanti riconosceranno il Panacolus albivermis, il 204 in basso, e poi 169 L2 sicuramente sono tra i più diffusi. Una specie particolare sulla quale vorrei fare, più che mai per fare chiarezza, sulla quale vorrei fare un approfondimento, è il Panacolus marcus, l'L104, che ho abbinato all'L448, perché come potete vedere sembrano molto simili e molto spesso vengono confusi. La prima cosa che vorrei specificare è che molti lo comprano come pecorzia vitata. Non è una pecorzia, è un Panacolus, quindi il 99% di quello che trovate in commercio come pecorzia vitata in realtà è questo pesce qui. Il nome deriva dal latino Marcus pagliaccio, perché comunemente viene chiamato Pleco pagliaccio. Come vedete, la caratteristica è quella di presentare queste linee molto fini e spezzate su un fondo marrone, e la differenza tra le due specie che vedete qui è sia nelle dimensioni, perché come vedete, ho indicato sotto, il 448 tende a crescere di più del Marcus, ma soprattutto per il disegno sul muso in età giovanile, perché come vedete nel 448 è più vermicolato, mentre nel Marcus è più spezzettato e puntinato. Però comunque le differenze sono veramente minime, sugli esemplari adulti si fa fatica a cercare di comprendere di quale specie si tratta. Sicuramente non è la pecorzia vittata. Arrivano dall'Orinoco e poi, come caratteristica, appunto, anche l'alimentazione, è importante fornire molto legno in vasca, legni differenziati, quindi magari alcuni più morbidi, altri più duri. Chiaramente considerate
questi pesci qui tendono molto a rosicchiare i legni, quindi produrranno veramente molta, diciamo così, secatura, quindi farina di legno e anche molti, molti escrementi, questo ve lo posso dire, quindi sporcano molto all'interno dell'acquario. Poi per quanto riguarda l'habitat, diciamo, tendono, questo vale un po' in generale per i Panacolus, non l'ho detto prima, tendono a vivere tra le rocce e i legni in profondità a forte corrente e comunque all'interno del genere Panacolus si ha una differenziazione della dentatura a seconda anche delle caratteristiche diciamo, dell'alimentazione che viene eseguita. Ad esempio il Panacolus albomaculatus, che è molto simile a questo che vedete qui, l'albivermis, però ha lo stesso corpo e lo stesso pinnaggio, però è su un fondo scuro puntinato. Non ho riportato una foto. Ad esempio quel pesce lì è specializzato nel nutrirsi di invertebrati tra i legni. Invece ad esempio c'è il Panacolus coco, che è una specie che è stata classificata recentemente, che invece tende a nutrirsi di spugne. In realtà, ho detto una cosa non del tutto esatta, il Panacolus coco lo stanno riclassificando in pseudocolus, perché in realtà non è proprio al 100% un Panacolus, dagli studi che stanno facendo in questo momento gli scienziati. Quindi, come capite, sono pesci con una forte differenziazione. Questi, per il Marcus, tornando su questi, sono dei pesci che, come vedete, hanno bisogno di poco spazio all'interno dell'acquario, che andrebbe allestito sicuramente con molti legni di tipologia diversa. Le piante si possono provare a mettere, ma probabilmente verranno danneggiate in maniera. Il Marcus sicuramente è uno dei pesci che mi sento di consigliare per chi si affaccia al mondo dell'oricaridi, perché chiaramente è anche uno, come vedete anche dal prezzo, è facilmente reperibile, costa poco e soprattutto è anche uno dei più facili da andare a riprodurre. Il dimorfismo sessuale in questa specie in particolare si nota perché le femmine sono veramente molto molto tonde, oltre alla peluria nel maschio. Le femmine, e quando sono pronta la riproduzione, le si vede perché sono veramente grandi. Venendo poi a un'altra specie molto comune negli acquari, che ho avuto anch'io, infatti qui riporto delle foto di miei esemplari, c'è il Panacolus 397, che non è stato ancora classificato. È caratteristico perché il pattern giovanile, lo vedete soprattutto nella foto in alto, è caratterizzato da questo arancione intervallato a linee nere, e tra di loro, come vedete, c'è sempre una sottile linea trasparente, e sul muso hanno questo disegno diciamo vermicolato. Invece da adulti, e lo vedete nella foto in basso, tendono invece un pochino ad andare verso il marroncino, mantengono quella colorazione lì più che mai sulle pinne. Raggiungono intorno agli 11 centimetri, arrivano dalla località di pesca vicino a Lenker, quindi la bassa Amazzonia, e insomma come caratteristiche sono molto simili poi agli altri Panacolus di cui abbiamo parlato. Qui ho riportato una foto dove la ingrandisco, si vede il maschio, si sfoga un pochino, come vedete però la peluria è veramente notevole sulla parte posteriore del corpo, quindi questo è un maschio sicuro al 100%. Passiamo al genere Panacque, quindi, che comunque è un genere, come avete capito, imparentato con i Panacolus, ma molto famoso nel hobby, ma come potete vedere di razze ben differenti. Quindi, come dicevo anche prima, Panacque deriva dal nome comune con cui in Venezuela vengono chiamati questa tipologia di pesci, conta 16 specie, di cui 8 classificate, e come potete vedere le livree sono le più variate e anche molto belle. Ad esempio ho riportato in alto l'Ambrusteri L27, che arriva dallo Xingu. Ci sono anche delle foto del Batipilus, che è molto bello, detto anche Panacque Papa o Yoshiko, perché ha quei filamenti molto lunghi della caudale, e anche l'L191, molto bello come specie. E inoltre in basso ho riportato lo Schafferi, che è diciamo il più grande del genere, arrivando a 60 centimetri. Come vedete, quella che vedete tagliata che sta mangiando è una patata, e quindi potete capire bene la dimensione del pesce adulto in proporzione. Sono inconfondibili, si riconoscono per l'occhio particolare, per gli odonti di molto spiccati diciamo molto sviluppati sulle guance. Esistono alcuni esemplari adulti che hanno odonti che superano i 10 centimetri.
E comunque anche la forma del corpo è veramente tipica. Anche loro si nutrono per lo più di legno, e quindi questi secondo me sono i pesci che in assoluto in un acquario possono sporcare di più, ma veramente senza rivali, perché veramente consumano un quantitativo di legno indescrivibile, sporcano veramente tanto. Esistono persone che hanno avuto panacque per molto tempo, lo sanno, ai panacque vanno sostituite le radici in acquario perché le consumano totalmente, e quando finiscono quelle passano al resto, quindi capitato di panacque che hanno mangiato le spugne dei filtri, hanno mangiato via spugne, hanno grattato via la superficie di filtri in plastica, quindi magari i classici filtri interni in plastica sono stati raschiati via dai panacque. Quindi tendono a nutrirsi di tutto. Una curiosità, come vengono pescati? I pescatori li identificano addirittura sentendo il loro rumore che fanno raspando il legno. Quindi, diciamo, i pescatori nel Sud America, molto probabilmente molto sensibili e specializzati nella pesca di questi pesci, riescono a scovarli così. Anche perché, essendo molto grandi, vengono anche utilizzati per scopi alimentari. Non si hanno report per quanto riguarda la riproduzione di questi pesci, perché anche il dimorfismo sessuale sembrerebbe non rilevabile, e è avvenuta a volte in maniera occasionale la riproduzione in grosse tane, però non è stata riportata in maniera completa. Andando oltre, ho fatto, diciamo, un altro intermezzo invece relativo alle tane. Qui vi volevo far vedere un po' delle tane che utilizzo io. Come potete vedere, possono essere di forme e dimensioni differenti. L'importante è offrirne di diverse tipologie, quindi all'interno della stessa vasca sconsiglio di mettere tutte le stesse tane delle stesse dimensioni. È chiaro che le dimensioni devono essere relazionate al pesce. Mi ricordo, questo me lo raccontò Zed e poi l'ho riscontrato come essere veritiero, la dimensione come larghezza della tana deve essere quella per cui il pesce riesce a entrare con la testa e una pinna pettorale aperta, quindi quello è più o meno il conto che dovete fare per capire quanto deve essere larga. E poi, come lunghezza, il pesce deve entrarci totalmente, devono avanzare possibilmente un paio di centimetri. Quindi la tana deve essere un paio di centimetri più lunga del pesce. Tradotto. A me piace utilizzare più che posso quelle che sembrano somigliare a del legno, come potete vedere in alto, però ne ho anche molto brutte, come quelle bianche che potete vedere in alto a destra. Vedete, alcune hanno le aperture laterali, lo vedete nell'ultima in basso a destra e nella foto anche sopra. Queste sono quelle di cui parlavo prima, che sono gradite ai Leporacanthicus. Alcune sono in ardesia, come potete vedere, i cosiddetti condomini, che però non mi piacciono tanto. Alcune invece, come la prima in alto, nella prima foto, quella a destra, presenta una specie di vitiera, no? Per rendere il pesce quando entra sicuro e stare in ombra. Alternativamente, quello che consiglio è sempre cercare di coprire comunque le tane o con dei legni o con delle lastre d'ardesia, perché il pesce si sente un po' più sicuro e riparato, e manteniamo anche, diciamo, bassa la luminosità in maniera tale che i pesci riescano a rimanere nello stato di penombra, che poi prediligono anche per caratteristica di quello che è il loro occhio, perché non è fatto per stare alla luce, esposto alla luce forte. Andando oltre, scusate, ho sbagliato a toccare, torno su, vediamo. Eccoci qua, genere Paranchistrus, un genere che si sta diffondendo molto negli ultimi anni, negli acquari, come potete vedere sono dei pesci magnifici, molto, molto belli, hanno dei prezzi ancora molto elevati, come potete vedere. Il nome Paranchistrus deriva da para, che sarebbe per accanto, come per dire, insomma, simile, paragonabile all'Ancistrus. Contano 5 specie, di cui 2 sono classificate. Diciamo, come lo andiamo a distinguere? Come potete vedere, viene chiamato Chappipleco proprio per la caratteristica di avere quella testa grande, larga e che sembra gommosa poi, e anche molto piatta. La pinna dorsale e la pinna adiposa sono unite, quindi da quello vi potete accorgere anche che si tratta di un Paranchistrus. E la caratteristica principale che rende questi pesci famosi è la possibile presenza dello stantismo. Come potete vedere, quindi esistono esemplari che sono totalmente grigi, come quello che potete vedere in alto a sinistra, e totalmente dorati, come quello che potete vedere a destra. E anche le vie di mezzo, come potete vedere nella foto sotto, alcuni pesci presentano una parte nera e una parte gialla. A cosa è dovuto? Ancora non si sa per certo, si stanno facendo degli studi,
Sicuramente quello che è stato visto è che in età non riproduttiva questi pesci non virano nel colore. Il viraggio può essere definitivo, ma può essere anche provvisorio. Quindi capita di avere un pesce, per comprarlo come pesce tutto dorato, si arriva a casa e in una settimana diventa nero e rimarrà sempre nero, oppure farà dei periodi nero, dei periodi giallo, dei periodi ghiacciato. Quindi è veramente una cosa che non è stata ancora definita. Un'ipotesi potrebbe essere quella di offrire un mangime particolarmente proteico, che potrebbe andare a stimolare, diciamo, questa caratteristica qui, ma non è un'ipotesi, diciamo, che viene, diciamo, viene confermata da studi. Tant'è che precedentemente si era ipotizzato che fossero solo i maschi a virare, ma poi si è visto che i esemplari che hanno riprodotto anche la femmina era di quel colore lì. Allora si è pensato anche per variazioni di pH, ma è stato visto che hanno presentato questo colore giallo sia a pH 5,5 che a pH 7,5. Potrebbe essere perché, cioè avevano anche pensato che potesse essere anche per motivazioni che il pesce dovesse raggiungere poi la maturità sessuale, però diciamo anche questo poi è stato verificato non essere vero, perché poi in realtà tendeva, i pesci poi ricambiano colore, quindi il pesce ha già maturità sessuale e magari torna a essere nero. Quindi, come vi dicevo, forse l'unica ipotesi ancora credibile è quella sul cibo proteico, però va confermato. Sono pesci che comunque arrivano per lo più dal Rio Xingu e Rio Tocantins, sono onnivori con prevalenza vegetale, quindi il discorso del proteico però non bisogna esagerare, perché potrebbero avere anche delle difficoltà poi intestinali. I maschi si distinguono perché hanno la presenza di molti iodontidi, quindi le pinne pettorali, sulle pinne pettorali, quindi gli iodontidi molto marcati su quelle pinne lì. E sono stati riprodotti anche in Italia, anche da un mio amico, insomma, qualche anno fa. Il maschio in tana si prende cura della prole. Un'altra specie di cui vorrei parlare, queste sono foto di miei pesci, è il Paranchistrus nudiventris. Quindi è un pesce, come potete vedere, anche questo, soggetto a cambio di livrea. Qui ne vedete praticamente quattro diverse, dove in basso è quella tipica, quindi quella nera puntinata di bianco, che però, come potete vedere, può avere delle fasi intermedie. È particolare perché quando raggiunge la livrea gialla, più tendente al bianco e meno accesa come livrea, si vede questa puntinatura bianca che le prime volte fa prendere anche un infarto, possa essere un ittio visto così, poi in realtà è semplicemente solo la livrea. Il nome deriva da nudiventris per il fatto che hanno la pancia molle bianca, e quindi dove non sono né corazzati né presentano la loro tipica livrea. Come potete vedere, appunto, si distinguono dagli altri proprio per avere una base scura con puntinatura bianca, arrivano da Rio Xingu. La particolarità di questi pesci è che devono avere una forte ossigenazione, tant'è che il Paranchistrus come genere, la ripetizione, presenta delle aperture branchiali molto pronunciate, quindi questo fa capire che ha necessità di molto ossigeno nell'acqua. Infatti abitano fiumi dove vivono poi soprattutto in zone di rapide, quindi di forte corrente, dove c'è praticamente saturazione d'ossigeno in acqua. E vogliono temperature dell'acqua alte, e sono stati riprodotti in acquario, ma sono risultati essere molto difficili, soprattutto nell'accrescimento della prole, quindi bisogna stare veramente molto attenti ai valori dell'acqua, tenere l'acqua assolutamente pulita, garantire l'ossigenazione, come dicevo. Quindi sono pesci, diciamo, che per riprodurli bisogna, secondo me, avere già fatto dell'esperienza con i loricani. Ok, poi un altro intermezzo che ho fatto, manca una foto, me la sono dimenticata questa, chiedo scusa, che era proprio il libro di cui parlerò di più, che è quello di Larry Weiss, che avevo chiesto tra l'altro oggi pomeriggio proprio la foto ad Emiliano Spada della copertina, poi dopo non sono riuscito ad inserirla. Che si intitola The Tricks of the Trade, dove praticamente c'è questo personaggio molto eclettico che racconta, senza nemmeno una foto all'interno di tutto il libro, quelle che sono state poi le sue esperienze rispetto all'allevamento dei loricardi. È stato uno dei primi, diciamo, a mettere le basi per la riproduzione, per dare, diciamo, una specie di protocollo per la riproduzione di questi pesci. È stato anche molto criticato perché alcune notizie, insomma, sono state messe in dubbio, diciamo, sia dagli acquariofili che dagli esperti. Quindi, diciamo, un libro molto interessante, va preso un po' con le pinze, nel senso che non tutto quello che c'è scritto potrebbe essere corrispondente al vero. Diciamo.
Comunque, libri molto, molto diciamo, diffusi che possono essere sicuramente utili sono il Catfish Atlas di Seidel e Evers, che vedete in alto a sinistra. Un altro libro su cui mi sono anche molto basato per questa presentazione è quello che vedete nel centro, il Guide to the Fishes of Amazon, Orinoco e Guyana. Quindi è una guida proprio di campo e ti permette anche dal conteggio delle squame di andare a capire di che pesce si tratta, quindi parla sia di caraci, di pesci coltello, loriari, di cicli, di tutti i pesci del Sud America. In basso invece sono delle pubblicazioni che si possono avere aderendo a delle associazioni. Una è il ISSW, che è un'associazione tedesca che si sta espandendo anche in Italia. Sto lavorando io insieme ad altre persone per cercare di costruire il gruppo italiano, poi magari ve ne parlerò meglio nel dettaglio. Comunque è un'associazione che va a parlare principalmente di barbi, caracidi, diciamo gobbitidi e poi quindi bottia e poi whales, quindi i loriari. Mentre quello che vedete a destra è il Catfish, il Journal of the Catfish Study Group, che invece è un gruppo inglese appassionati proprio di pesci gatto, che tratta di pesci gatto in generale, quindi coridoras, pesci gatto diciamo svariati e loricani. Ho messo anche qualche gadget simpatico che si può trovare rispetto al mondo dei loricani. Vedete, per esempio, quella è una tazza, ho fotografata ieri mattina a colazione, che mi è stata regalata quando ho comprato il mangime Evo. Loro tendono a dare questi gadget, quindi a volte anche hanno dei portachiavi simpatici con i loro carichi. Online si possono trovare anche i peluche con la ventosa, che possono essere attaccati ad esempio magari in macchina. E poi ho riportato, questo qui sono di parte, delle magliette e delle rappresentazioni che fa mia sorella. Lì sotto potete vedere eventuali contatti se interessati ad andare a vedere i lavori che ha fatto, che insomma è una graphic designer. Gli ho dato io l'idea e quindi ha realizzato a mano libera questi disegni in stampa digitale, e poi insomma, sotto mio suggerimento ha cominciato a fare qualche maglietta. Qualcuno che è collegato l'ha comprata, quindi poi insomma potrete anche chiedere a loro insomma di farvi vedere quelle che hanno acquistato. Andando avanti, il genere Pecoltia, il nome deriva in onore di Gustavo Pecolt, che era un membro della Commissione di Storia Naturale di Rondon, che è una città brasiliana. Conta 61 specie, di cui 20 sono state classificate, e si distingue dalle altre specie per la tipologia e posizionamento dei denti all'interno della bocca. Quindi diciamo, molto difficile andarla a distinguere, come vi dicevo. L'unico con cui può essere confuso è un po' il Panacolus, ma ve ne dovreste accorgere dalla vermicolatura presente sul muso dei Panacolus. Sono pesci che variano come dimensioni dai 7 ai 40 centimetri, quindi veramente una variabilità immensa, e sono diffusi praticamente in tutta l'Amazzonia. Hanno un'alimentazione per lo più onnivora, quindi un giusto bilanciamento della dieta è sicuramente una strategia vincente. Quello che sicuramente va a distinguere i maschi dalle femmine in questo caso è la presenza di odontidi molto sviluppati sulla parte delle guance, sulle pinne pettorali e anche spesso sul corpo. Una particolarità che sembrerebbe che i maschi di Pecoltia tendono a perdere la peluria sul corpo nei momenti in cui non sono in fase riproduttiva. In fase riproduttiva invece tendono a avere una ricrescita di questa peluria, quindi a differenziarsi dalle femmine. Infatti, nei periodi in cui, ora lo vedrete poi con le foto delle conta che ho io in vasca, nei periodi in cui non sono diciamo in riproduzione, si fa fatica perché anche le femmine sono un po' pelose sulla parte posteriore del corpo. Sono tra i più diffusi, qui vedete tre specie tra le più diffuse: la Praweri, l'Oligospila e la Brevis. Io in vasca attualmente allevo delle Pecoltia conta, che sono dei pesci sicuramente bellissimi. Derivano dal latino compus, ornamento, per definire proprio il pattern molto bello. Come vedete, varia molto nelle fasi della vita, perché in alto potete vedere i miei esemplari quando li ho portati a casa, quindi con quel pattern giovanile. Quelli sotto sono sempre gli stessi pesci, però attualmente, quindi come potete vedere, sono molto cambiati nel pattern. Da giovani possono essere confusi con la Pecoltia vittata, che ha un pattern molto simile, però la vittata ha un fondo più color crema, mentre la conta ha più color bianco. Arrivano da Rio Tapaios possono essere tenuti in vasche anche di dimensioni contenute, perché raramente superano gli 8 centimetri. Come potete vedere in basso, si cerca di capire un po' il dimorfismo sessuale, la peluria non è molto differente tra i due esemplari, ingrandisco un pochino,
ma quello a sinistra potete vedere che è un maschio dal fatto che è un corpo molto più snello, mentre la femmina a destra è molto più tonda. Ma vedete, magari presenta in questo caso una perugia maggiore, quindi a volte possono trarvi in inganno. Un'altra specie che invece ho in acquario è la Pecolzia vittata. Questa è quella vera, quella autentica, diciamo. In basso potete vedere gli esemplari giovanili, che come vedete sono simili a quella della cotta. E anche loro variano molto. Questa è una caratteristica tipica comunque delle pecolze, a variare molto la livrea dagli stati giovanili fino agli stati adulti. Vittata sta proprio per striata, per via del pattern, e raggiungono dimensioni notevoli. Quelli che vedete in alto, il primo è un maschio, quello subito sotto è una femmina che io ho in barca. Sono pesci che io ho indicato come 12 cm, ma 12 cm senza coda, altrimenti arrivano tranquillamente ai 15 cm. Arrivano anche loro dalla bassa Amazzonia e richiedono chiaramente vasche un po' più grandi se ne vuole tenere un gruppo, proprio per queste caratteristiche, diciamo, di dimensioni più elevate. Sono pesci abbastanza pacifici, un po' territoriali per quanto riguarda la difesa della tana. Il maschio è molto attaccato alla tana, la femmina raramente staziona nelle tane. E poi un altro pesce molto bello, che però è indicato virgolettato, è il Pecolzia sabbai. Perché virgolettato? Perché ancora non si è capito se verrà inserito in Ancistomus o se resterà in Pecolzia. Ho infatti riportato un paragone con gli Ancistomus 147 che ho ottenuto. Questa è una foto di un mio esemplare che ho avuto qualche anno fa, dei pesci rari che trovai a Roma e poi non sono più riuscito a ritrovare sul mercato. Vedete, si vede male perché la foto sotto è un po' sbiadita, però il pesce è del tutto simile. Presenta una spottatura molto fine sul muso che tende ad allargarsi sul resto del corpo, e anche dimensioni differenti, perché raggiunge 25 cm, quindi si differenzia in questo anche dalle altre specie di Pecolzia. Quindi, come dire, è sicuramente oggetto di studi. Diciamo che quello che lo va a differenziare, che rende ancora dubbiosa la questione, è il fatto che presenta spot sulla dorsale e sulla caudale, che come vedete invece, lo vedete solo sulla dorsale, negli Ancistomus in nessuna specie sono presenti. Quindi quella è l'unica cosa che tiene ancora aperto il dibattito. Comunque, sono chiamate così in onore di Mark Henry Sabai Perez, che diciamo, collection manager del Dipartimento di Geologia di Filadelfia, che attualmente è molto attivo, come avete visto magari nei nomi degli animali classificati, molto spesso è presente il suo nome. Questi sono pesci che sono presenti ovunque, le sabaci, sia del Rio Negro che l'Orinoco e la Guyana, quindi molto, molto, molto diffuse. E sono pesci che appunto crescono molto, quindi non starei su vasche sotto ai 150 cm di lato lungo. Vanno bene con pietre e legni e tendono a non danneggiare le piante, un po' in generale come le Pecolzia. Non sono stati ancora riprodotti in acquario, quindi questi possono essere una bella sfida per chi vuole cimentarsi. Ok, altro intermezzo lo faccio con le mie vasche, così vi faccio vedere anche un pochino che vasche ho. Poi in fondo ci saranno anche dei video che trasmetterà Andrea, che vi ho inviato. Questa è una vasca di corrente, purtroppo mi scuso ma non riesco a fare foto migliori perché ho sempre luce, di giorno c'è la luce del sole, di sera, essendo in fish room, ho molte luci, quindi faccio fatica ad avere solo la vasca illuminata. Si vede meglio la foto laterale. Comunque ho realizzato questa vasca di corrente che presenta un doppio fondo, con delle griglie ai lati che quindi permette di riprodurre il cosiddetto flusso laminare. Nella parte sotto ci sono delle pompe di movimento, ne ho anche altre nella parte superiore che distinguono la corrente e quindi fanno creare una sorta di ciclo continuo all'interno della vasca. Ospitano in questo momento dei chetostoma 455, qui la foto di un esemplare, ve ne ho parlato anche la vostra volta, questo è un mio esemplare presente nelle mie vasche. Ok. Un altro genere molto, molto interessante, secondo me, è il genere pseudacantico. So diversi esemplari, sono pesci molto particolari perché richiedono delle vasche veramente, veramente importanti, perché sono pesci che partono dai 15 cm per arrivare ai 90 cm delle specie più grandi. Le specie sono 33, di cui 8 classificate, pseudacanthicus perché appunto falso acanthicus, somiglia molto alla canthicus di cui abbiamo parlato la scorsa volta. Sono diffusi ovunque tra l'Orinoco, la Guyana e tutta la bassa e media Amazzonia. Sono pesci per lo più carnivori e questo lo potrete vedere se andrete a vedere la bocca di questi pesci qui, perché presentano una dentatura proprio atta a, diciamo, andarsi a nutrire
molto di carcasse di pesci, quindi un diato prevalentemente di questo tipo. Le femmine si riconoscono ai maschi per una livrea molto, cioè scusate, per una forma molto più tonda del corpo. Si dice che la femmina è pronta a riprodurre quando la dimensione dell'addome supera in grandezza quella della testa, e i maschi invece tendono ad avere la testa un po' più larga e essere più affusolati sul corpo. La riproduzione avviene come per gli altri pesci, ovviamente le tane devono essere di dimensioni notevoli, e la particolarità è che il trapping di questi pesci può durare veramente per intere settimane. Ho sentito anche di persone che è durato 3-4 settimane. Qui vedete riportate un po' di specie differenti, sono pesci veramente bellissimi. In alto c'è un CF Leopardus 614, che è un mio esemplare. Poi potete vedere due foto che mi ha mandato Emiliano, che sono il Titanga L24 e il 273, che è conosciuto come Titanic, quindi in basso a destra. E poi quello che vedete grande, il cosiddetto L25 Pseudacanthicus pirarara, è un esemplare di mio amico in basso. Come potete vedere, quella è la mia mano, misura circa 20 cm. Capite bene, questo pesce raggiunge quasi 40 cm di dimensione, ed è bellissimo. In più, in alto, anche degli esemplari di un mio amico di Pseudacanthicus, cosiddetto LDA105, che è uno dei pesci più costosi in commercio. Considerate che esemplari di quella taglia lì, a buon prezzo, sono venuti via a 350 euro l'uno. Andando oltre, parlerò nello specifico di Pseudacanthicus leopardus, che sono dei pesci che tengo io in vasca, che come vedete sono molto simili al 114 che vi ho fatto vedere prima. La differenza sta nel fatto che la pinna caudale presenta la bordatura, lo vedete bene nell'ultima foto dove ci sono entrambe le specie. Vedete, il 114 è quello di sinistra, quindi ha il bordo arancione sopra e sotto della pinna caudale, mentre il 600 ha tutto il fondo della pinna caudale uniforme arancione. In più, i 114 hanno il muso spottato, mentre il 600 no. Inoltre c'è anche un'altra specie, che è il 427, che è stato scoperto di recente, che ha una puntinatura molto più fina sul muso, e quindi viene distinto anche dal 114 per questo. Sono pesci enormi, raggiungono tranquillamente 35 cm. Quelli che vedete sono miei esemplari, sono una coppia in alto nella loro vasca di riproduzione. Quello in basso è il maschio, quello sulla pietra è la femmina. Il maschio si aggira, dovrebbe essere intorno ai 28-29 cm in questo momento. Loro arrivano dal bacino del Rio Negro e della Guyana, sono per lo più appunto carnivori, e vedete quello che vi dicevo prima, la femmina gravida. Io sto aspettando, spero, incrocio le dita, prima o poi si decidano a fare qualcosa. Come vedete, la mia femmina è molto tonda sulla pancia, quindi vuol dire che molto probabilmente è piena di uova, e si spera che decidano di farmi una sorpresa a breve. Sono pesci molto molto aggressivi, già da piccoli, per chi li ha riprodotti, vanno subito separati, perché altrimenti c'è subito aggressività tra i piccoli e passano subito le batteriosi e quindi se ne perdono molti, quindi vanno assolutamente separati, e sono comunque dei pesci molto robusti e molto aggressivi e territoriali, quindi vanno tenuti con cautela con altri loro cani. A me quell'esemplare che vedete in maschio ha ucciso senza nessun problema 6 pseudohemiaton laticeps, che avevano avuto la brutta idea di infilarsi nella sua tana. Quindi questo è il loro temperamento. Vanno tenuti per lo più in vasche grandi, secondo me con grandi ciclidi come compagni o caracidi, diciamo, quindi non pesci che vadano troppo a interagire sul fondo, o altri lorigalli però ben robusti. Un'altra specie molto bella che tengo nelle mie vasche è lo Pseudacanthicus SP L97. Come vedete, un prezzo molto elevato, è uno dei pesci più costosi con vasche. In alto vedete un esemplare adulto o subadulto, molto bello. E in basso invece potete vedere gli esemplari che ho io adesso attualmente, che si aggirano intorno ai 7-8 cm. È molto simile a diverse altre specie come il 282, 65, 452, il cosiddetto Pseudacanthicus Alenker. Si distingue per la località di cattura e alcune minime differenze nella spostatura di corpo e pinne, quindi, come dire, è veramente complesso stare a capire di che specie si tratta se si ha davanti un esemplare senza sapere da dove arriva. Loro sono tipici del Rio da Paios, e insomma, per quanto riguarda le caratteristiche, tutto simile a quello che ho già raccontato per gli altri Pseudacanthicus. La particolarità, secondo me, è che sono veramente bei pesci. Ecco, vasca e riproduzione, come potete vedere, vi faccio vedere qualche foto in più, visto che abbiamo parlato di Pseudacanthicus. Questa è una vasca che ho allestito per la coppia,
è una vasca da quasi 300 litri, sono 70x70x40 di altezza, con un filtro esterno pratico 400, qui sono foto mentre mangiavano. Ho messo due tane, una un po' più grande, una un po' più piccola per permettergli di scegliere, però il maschio tende a occupare quella grande, la femmina non sta mai in tana, e l'ho coperti con quella lastra ardente. Adesso vorrei aggiungere altre rocce per ricreare una grotta un po' più naturale. Qui le luci erano accese, io tendo a tenerli a luci spente perché potrebbe essere migliore per stimolarli alla riproduzione, lasciarli tranquilli e con una luminosità inferiore. Li alimento quotidianamente con mangime alto contenuto proteico, proprio perché è servito per far sviluppare le uova alla femmina, che prima non era così tonda, e adesso insomma, spero che continuando così, prima o poi, anche giocando un po' con i valori dell'acqua, riesco a ottenere qualcosa. Un altro genere molto interessante, andiamo verso la fine, comunque non manca molto, parlo del genere Pseudolithopsus, sono dei pesci molto particolari, caratteristici per essere molto schiacciati, e con delle livree veramente belle e variabili, come potete vedere nelle tre specie più comuni e diffuse. E Pseudolithopsus sta appunto per falso Lithopsus, perché i pesci Lithopsus poi li avevo presentati la volta scorsa in maniera sommaria, hanno questa caratteristica del corpo molto schiacciato, hanno odontidi molto sviluppati sia sulle pettorali che sulle guance, quindi nei maschi a maggior ragione, che quindi è anche un elemento per il dimorfismo sessuale. Sono molto diffusi tra l'Orinoco e la Guyana e sono dei pesci onnivori, molto schivi, mi hanno detto che si fa fatica a vederli, molto attivi durante la notte. Dei pesci particolari sui quali si sa veramente poco e che ancora non sono stati riprodotti con continuità e con report fatti bene, diciamo. Quindi anche questi li ho segnalati proprio perché sono molto belli, si riescono a trovare abbastanza facilmente, diciamo, periodicamente, non continuativamente, sul mercato, e è una bella sfida. Genere molto famoso, il genere Pterygoplictis, molto famoso perché tutto quello che trovate in vendita tendenzialmente come Hypostomus plecostomus è uno di questi, diciamo. Molto spesso si tratta dell'ultimo in basso, che è il Pardalis, ma anche molto diffuso in commercio c'è, cioè, il Gypiceps. Che cos'è che caratterizza questi pesci e li differenzia dagli Hypostomus? È la presenza di 10 o più raggi della pinna dorsale. Ho fatto degli errori di battitura, comunque va bene. Le specie presenti sono 24, di cui 17 classificate, e il nome Pterygoplictis deriva proprio da Pteryx, che sta per pinna, più oplom, arma, più ictis, pesce, quindi per dire che hanno queste pinne molto affusolate, appunti. Sono diffusi veramente ovunque, dalle Ande alla costa atlantica, e sono state registrate delle popolazioni che sono state introdotte dall'uomo nel nord, in tutto il nord del Centro America, nei Caraibi, alle Hawaii, e molto diffusi anche in Asia. Girava non troppo tempo fa un video di pesci, di banchi di questi pesci in Florida, quindi per dire che ormai sono veramente invasivi. Sono pesci per lo più onnivori, ma con prevalenza vegetale. Penso che quasi tutti all'inizio abbiamo fatto l'errore di averli in vasca, anche in vasche piccole, venduti come spesso Ancistrus o come appunto Plecostomus, ma sono pesci che raggiungono tranquillamente tra i 20 e i 50 centimetri di dimensioni, quindi vanno assolutamente tenuti in vasche adatte. E per l'arredamento, diciamo, in vasche adatte è possibile magari anche poter pensare di mettere qualche pianta, in vasche piccole basta una quotata per distruggere tutto. La riproduzione avviene in cattività, ma non in acquario. Perché? Perché hanno la necessità, questi pesci, di andare a scavare una vera e propria buca sugli argini del fiume. Quindi come vengono riprodotti? Soprattutto nelle grosse fish farm in Asia, vengono messi in dei laghetti all'aperto, proprio scavati nella terra, e si lascia, e quindi in questo modo i maschi sono in grado di scavare la tana all'interno degli argini, degli stagni, e quindi poi poter riprodurre. Diciamo che quello che poi si trova in commercio, prima ho detto molto spesso è il Pardalis, in realtà molto probabilmente è un incrocio di Pardalis con il Disjuntivus, con altra specie che non ho riportato qui, o a volte si trova proprio il Disjuntivus, perché comunque sono molto simili al Pardalis. Vivono a temperature anche basse, ho sentito di esemplari addirittura che sono stati trovati vivi d'inverno nel laghetto dell'Eura a Roma, quindi scendono tranquillamente anche sotto i 20 gradi, vengono spesso venduti nei mercati del pesce
come cibo, e molto spesso vengono venduti vivi. Perché? Perché hanno uno stomaco modificato che gli permette anche di respirare aria atmosferica, e quindi sono molto resistenti anche in condizioni di bassa ossigenazione dell'acqua. Quindi questo per quanto riguarda il genere Pterygoplictis. Le mie vasche per lo ricarichi, appunto, ho riportato una foto di una mia vasca, ma poi ci saranno i video che sicuramente ve le mostreranno in maniera più dettagliata. Un altro genere invece importante di cui vorrei parlare è sicuramente il genere Scopinacistus, che è un genere molto, sempre molto più presente sul mercato. Il nome deriva da Scopis spatulancistus, in riferimento ai denti, che potete vedere nella foto, che sembrano avere proprio questa tipica forma spatola. Le specie sono 10, ma solo 2 classificate, quindi capite bene che è un genere che si è diciamo, introdotto recentemente un po' su quello che è il mercato. I loro denti, appunto, come dicevo, sono a bicuspide, possiamo dire, e questo gli permette di nutrirsi di lumache e di insetti, ma amano anche alimentarsi spesso anche con vegetali, perché poi tendenzialmente in vasca, se si somministra la zucchina, tendono ad andare a mangiarla. Addirittura c'è anche chi li alimenta con delle lumache di terra, quindi io non l'ho mai provato, sinceramente non lo consiglio. La particolarità di questi pesci è che si dice che, nonostante, come vedete, raggiungano dimensioni massime tra i 22 e i 35 cm, quindi pesci molto grandi, tendono, ora questo è quello che mi è stato riportato da alcuni allevatori tedeschi che le hanno riprodotti, tendono a essere riproduttivi nelle taglie intermedie, ovvero la teoria che gira nel lobby è quello che siano pesci che tendono a avere una maturità sessuale limitata tra i 15 e i 22 cm di dimensione, per poi fermarsi, perché sembrerebbe che non si riesca ad avere successo con esemplari adulti. In realtà sembrerebbe che in Asia, con la riproduzione soprattutto degli L14, quindi la specie più diffusa dei Scopinacistus, che poi vedremo nel dettaglio, loro dicono di averli riprodotti, c'è chi dice che abbiano utilizzato ormoni, quindi diciamo, il dibattito è sicuramente ancora aperto. Un'altra caratteristica tipica di questi pesci, che mi è stato detto da allevatori tedeschi, è che sembrano prediligere per la riproduzione delle tane fatte con materiale poroso. Quindi tendenzialmente la tana di argilla liscia non sempre viene gradita, se invece si ha diciamo, un materiale più rasposo tendono a preferirlo. Anche questo, insomma, non c'è nulla di scientifico, sono solo cose che mi sono state riportate. Qui potete vedere delle specie molto belle, c'è il 252 e il 172, che sono pesci molto simili anche al 48, che poi vi farò vedere. Molto bello è sicuramente l'L82 che vedete in basso, pesci molto costosi che in taglia di 5-6 cm possono costare sicuramente più di 100, tra i 100 e i 150 euro, anche di più a volte, e però sono i più piccoli della specie, sono stati inseriti da poco nel genere Scopinacistus, prima venivano indicati come ancestrini, e sono dei pesci veramente con un pattern giovanile meraviglioso, come potete vedere anche il dorato sulle linee caudali. E poi però tendenzialmente quando crescono tendono ad avere a mantenere questi spot molto, molto grandi, e sono tra l'altro la specie più riprodotta, diciamo, tra gli Scopinacistus, perché rimangono infatti più piccole. Quindi il più famoso è sicuramente lo Scopinacistus aureatus, l'ho nominato prima, l'L14, come vedete aureatus deriva dal colore che presentano le pinne, è sicuramente uno dei loro carichi più belli. Le foto sono un po' sfocate, ma potete vedere bene il dimorfismo sessuale, quello a sinistra nelle foto in mezzo è il maschio, la testa praticamente quasi quadrata, mentre la femmina ha una testa più appuntita, quindi quella è la forma caratteristica degli Scopinacistus che li fa poi distinguere molto spesso dalle altre specie. Questo abita a Rio Xingu, quindi temperature molto alte, ossigenazione molto forte, acqua molto pulita e presenza di corrente. Come dicevo, la riproduzione è avvenuta occasionalmente, ma non è stata riportata. Un'altra specie molto bella, secondo me, è lo Scopinacistus CF variolispos, l'L48. Allora, CF variolispos perché si dice che somigli molto al variolispos, che è un'altra specie che è stata trovata nel Rio Tocantins. In realtà sembrerebbe che poi probabilmente è la stessa specie che si è diffusa in due fiumi differenti. Quindi su questo stanno studiando, probabilmente le specie verranno unificate, ci sarà un unico L48 e sarà lo Scopinacistus variolispos. Comunque è molto simile alle altre specie, si differenzia solo per l'assenza totale di giallo sulle pinne. Quello che vedete in alto è un esemplare adulto molto bello, quelli che vedete sotto sono degli esemplari che ho io in vasca, che attualmente misurano intorno ai 10 cm. Sono pesci veramente molto lenti a crescere, ma molto, molto, nel senso che
raramente superano i 2 cm di crescita all'anno, quindi per portarli a taglia adulte spero che arrivi una fase della crescita in cui si blocchino e comincino a crescere di più, nonostante io comunque li alimenti in maniera corposa e non ci va, e non sia, diciamo, pirchio nell'erogare campi d'acqua. Sono onnivori anche loro, a preferenza carnivora, e chiaramente vista la crescita, perché raggiungono i 30 cm, necessitano di vasche molto, molto grandi. Quindi questo un pochino è quello che riguarda poi gli Scopinancitrus. Altre vasche, queste qui le ho chiamate come varie, perché ho messo anche la West Africa sotto, tanto per farvi vedere un po' quelle che sono le vasche presenti nella mia fish room. Quelle in alto sono due vasche di ingrandisco un minimo, questa è popolata da degli Eros notatus, dei Mesonauta Guyane, del Biotodoma Cupido, diversi Corydoras come gli Arcuatus, i Frog Splendens, e ci sono anche i Corydoras Leopardus e dei Seussi, e qui ospito un trio di L114, quindi il Trotacanthus Cerf Leopardus di cui parlavo prima, che chiaramente qui in foto non si sono mostrati. Poi questa invece è un'altra vasca dove ho dei Mesonauta dei Mesonauta Mirificus selvatici, ho degli Equidens Genaro Herrera, quindi anche questa è una specie non classificata, e poi ho, come potete vedere in basso, una popolazione di Pseudoemio Donna Pitanos. E questa invece è la vasca West Africa, che non ha nulla di loritari, non mi sta dentro perché mi piaceva, è molto bella. Ok, parliamo di un altro genere, ed è l'ultimo, quindi con questo genere chiudiamo e poi si può passare anche alla parte un po' più movimentata con i video. Il genere Spectracanthicus è un genere che era conosciuto in precedenza col nome di Oligancistrus, quindi recentemente è stato cambiato il nome in Spectracanthicus, che deriva appunto da spectrum, che sta per spettro, per le abitudini notturne di questi pesci, che tendono ad essere abbastanza timidi in vasca. Le specie sono 18, di cui solo 6 classificate. Sono pesci molto poco diffusi e che difficilmente si trovano sul mercato. Ad esempio, quello che vedete in mezzo, l'Immaculatus, c'è una C, ma è un errore, non è personalmente non l'ho mai visto di persona, nemmeno nei viaggi che ho fatto in Germania. Loro anche hanno la pinna dorsale adiposa congiunte, ma si vanno a distinguere dal Parancistus, che dicevo prima, per la presenza di branchie più piccole. E anche dal Baryancistrus beginii, per la presenza di odontidi sulle pinne pettorali, cosa il beginii non presenta. Sono pesci che variano tra i 10 e i 15 cm, sono presenti nella bassa Amazzonia, quindi i classici 5 Tocantis Tapaios, e sono pesci onnivori a preferenza carnivora, e la differenza sessuale sta nel fatto che i maschi presentano gli odontidi sulla pinna pettorale. Vedete, una caratteristica che tende a ricorrere molto in quasi tutti i generi. La riproduzione è rara, è stata ottenuta però in acquario. Anche questi sono pesci molto stimolanti per chi vuole provare un approccio un po' più complesso, diciamo. Una specie molto diffusa, qui ho riportato il Puntatissimus, che è una delle specie più diffuse, e anche il 354, che è un'altra specie molto, molto diffusa, di cui vi parlo adesso nel dettaglio. Come potete vedere, sono i pesci meravigliosi. La foto in alto è di mio amico Cristian Dugnani, che li ha in vasca. Come potete vedere, è un pesce, secondo me, meraviglioso da giovane, molto simile allo Spectracanthicus zuanoni, che invece è l'L20, vedete sotto. La differenza, si vede subito da questa foto, è la diversa spottatura. Quindi quello Spectracanthicus là sotto ha una spottatura più tonda, mentre il 354 tende ad avere una spottatura più grande ed irregolare. Somiglia per livrea anche in realtà al Baryancistrus L19, ma differisce appunto per il discorso che dicevo prima sulla diposa. Questi pesci arrivano al Rio Iriri, che è un affluente dello Xingu, raggiungono i 15 cm di dimensione. Mi è capitato di vedere esemplari adulti, sono veramente esemplari imponenti, diciamo molto tozzi, e sostanzialmente richiedono delle vasche abbastanza grandi, anche loro venendo dalla bassa Amazzonia. Tutti i pesci arrivano alla bassa Amazzonia, più corrente, più ossigeno e più, diciamo, paesaggio roccioso si riesce a dare, più si tende a riprodurre poi quello che è il loro habitat naturale. Questi sono pesci che, appunto, come dicevo, sono stati riprodotti, richiedono però una discreta manualità ed esperienza. Quindi ho riportato 2 volte la stessa slide. Ok, io direi che ho chiuso con quelle che poi sono le slide. Sono aperto a eventuali domande e
Che faccio, Andrea? Blocco la condivisione, poi magari possiamo mandare i video, facciamo prima le domande e poi mandiamo i video, prima i video e poi le domande, come volete. Sì, guarda, blocca la condivisione. E nel frattempo direi di cominciare a far vedere qualche video e contemporaneamente, se qualcuno vuole fare le domande, possiamo proseguire. Una cosa che volevo far presente è che per quanto riguardava i Pterygoglyptis, l'anno scorso, quando abbiamo fatto l'escursione del CIR al lago di Bolsena, all'acquario del lago di Bolsena c'era un esemplare che avevano catturato appunto nel lago, l'avevano tirato fuori. E tra l'altro il lago non è che abbia una temperatura tropicale, perché è un lago freddo. Quindi questa è una cosa che volevo far presente. E poi una cosa invece ti volevo chiedere, relativamente all'L354 che ci hai fatto vedere adesso, sì. Che costi potrebbe avere un pesce? Allora io ho indicato maggiori di 35 euro perché gli esemplari più piccoli che mi è capitato di vedere, che forse saranno stati 6-7 centimetri, erano, l'ho visti a quel prezzo lì in un negozio che tendenzialmente fa sempre prezzi molto bassi, quindi diciamo a partire da esemplari adulti come quelli che ti dicevo che ho visto sopra, tra i 12 e i 15 centimetri, quindi sopra quella taglia lì, andavano via non meno di 80, 90, 100 euro a pesce. Bene, allora io vorrei sapere se qualcuno ha qualche domanda, la potete fare togliendo ovviamente il blocco all'audio e al video. C'è sì. Livio, ecco, Livio, vai. Posso? Vai, allora, sì, Lorenzo, ciao. Ciao, Livio. Cosa per il cambio di colore, perché è una cosa interessante, sì. Su cui ho capito che le teorie divergono tantissimo. Primo, quanto tempo ci impiega a fare questa cosa e se è reversibile? So che ce ne sono tanti che... E secondo, ho capito che parte anche da una parte particolare, cioè in genere, da quello che ho capito, parte dalla testa, si diffonde. Cioè, volevo qualche... Allora, è reversibile sicuramente, nel senso che come dicevo, capita che esemplari passino dal dorato completo al nero per tornare poi dorati. Di solito ci impiegano da settimane a mesi a variare totalmente la livrea, hanno quegli stati intermedi spostati. E sì, anch'io ho sentito di persone che affermino che possa partire dalla testa, in realtà poi non è stato riscontrato, nel senso che io l'esemplare di Ventris che ho avuto mi era stato l'avevo ritirato, insomma, che era scuro, ma sia chiaro, e ho iniziato a virare praticamente in maniera uniforme. Quindi non ti posso dire che è partito dalla testa, ha iniziato, perché poi sul Ventris è diverso, non fa la ghiacciatura come l'Aurantiacus, tende a cambiare proprio più uniformemente addosso. Sugli Aurantiacus quello che ho visto è che in realtà poi può partire anche dalla pinna o dal corpo, per dire, quindi non necessariamente dalla testa. Secondo me la teoria, come dicevo, quella più probabile è quella dovuta al cibo proteico, perché tutte le altre fanno acqua da qualche parte. No? Ah, quindi un fatto di alimentazione, ma in natura l'hanno vista? Cioè questo in natura sono stati rinvenuti anche esemplari che avessero colorazione gialla e non necessariamente scura. Se andate pure su YouTube ci sono i video di Leandro Sosa che li ha pescati proprio nel Rio Shibu e nel Rio Tocantins, e lì si possono vedere questi pesci qui che vivono pure a discrete profondità. E diciamo, quindi anche in natura sì, è stato riscontrato questo cambio. Quindi anche lì magari ci sono momenti in cui riescono ad alimentarsi di più. Considera che in quei documentari si vede anche che sul fondo del Rio Tocantins e del Rio Shimbu ci sono distese e distese di cusci di lumache, perché ci sono periodi dell'anno in cui le lumache si riproducono molto e vengono, se ne nutrono poi un po' tutti i pesci che possono nutrirsi. Quindi magari in corrispondenza di quei periodi potrebbe avvenire questo cambio, però sono sempre ipotesi, non c'è niente di scientifico. Ho capito, va bene, grazie. Prego. Ciao, posso fare una domanda? Ciao, sì. Ciao, no, ovviamente non sono Milena è l'account di mia moglie. Senti, ti volevo chiedere un consiglio. Per una vasca di 120x50x60 che ho recentemente riallestito, e dove ci sono dei discus,
E c'è qualche specie che, considerando che quindi è un allestimento tendenzialmente con piante, quindi con vallisnere, con molte radici, anche con molte tane, perché l'avevo pensato già anche per i loricardi, c'è qualche specie che puoi consigliare che è compatibile quindi con un'acqua senza forte corrente, anzi con una corrente molto limitata, con un'acidità ovviamente bassa e anche con la durezza bassa? Allora, quello che ti posso dire è che... E che non siano chiaramente aggressivi con i discus. Certo, certo. No, allora, per quanto riguarda aggressività verso i discus, non mi sento di dirti che esistano specie che li infastidiscono. Considera quell'esemplare molto grande che ho fatto vedere prima di Pseudacanthicus, quello grande 40 centimetri, un mio amico li tiene con dei discus wild e non ci sono mai stati problemi. Quindi, lui però chiaramente ha una vasca di 2 metri per tenere pesci così grandi. Quello che ti posso dire è che, allora, non necessariamente tutti i pesci hanno bisogno di fortissima corrente. È chiaro che se si riproduce una corrente si riproduce un habitat per loro più naturale. L'importante è l'ossigenazione dell'acqua. Cioè, se tu mi dici, io li tengo con i discus, li tengo comunque a temperature alte, tutti i pesci, tutti i loricardi che arrivano praticamente dal Rio Xingu, dalla bassa Amazzonia, sono pesci che vivono a quelle temperature poi dell'acqua. Quindi resistono sicuramente a quelle temperature. Quelle che devi garantire però è un'ottima ossigenazione, quindi direi... E poi butta un paio di porose al massimo in vasca che aumentano l'ossigenazione. È chiaro che magari può influire un pochino sul pH, che si potrebbe un pochino alzare, però, come dire, anche i discus, insomma, male l'ossigeno non gli fa sicuramente. Okay? Su questo, quello che ti posso dire, come specie, sicuramente tutti gli Pancistrus sono tra le specie che mi sento di consigliare, perché sono dei pesci, diciamo... che resistono tranquillamente, sono resistenti, resistono a alte temperature, non vanno in conflitto e hanno anche un'alimentazione per lo più proteica, quindi si adattano meglio anche a quello che poi è l'alimentazione che tendenzialmente puoi offrire ai discus. E anche diverse specie di pecolza che magari arrivano da Rio Xingu, poi viene appunto in mente la strada, gli ultimi che ho presentato, gli Spectracanthicus, se li riesci a trovare, sono sicuramente dei pesci interessanti, anche gli Scobinacissus, perché anche loro sono pesci per lo più a prevalenza carnivora. Stessa cosa per i Leporacanthicus, quindi come capisci di specie a disposizione ce ne sono molte che puoi andare a valutare, l'importante, ti ripeto, è l'ossigeno, perché sennò rischi che li perdi, poi. Quello è certo. Ho capito, grazie. Prego. Allora, Lorenzo, mi senti? Ti sento, ti sento. Sì, allora, mi giunge una domanda da Facebook, dagli utenti Facebook, da Alex Zebra, che tu conosci. Ah, lo conosco. Sì, e dice, hai detto che gli L239, i beghini, non hanno odontidi sulle pettorali. Sì. Hai capito bene o meno? Poi ti rispondo anch'io perché ce l'ho qualcuno. Ok, sinceramente io l'ho riportato perché, ti dico la verità, non ho quei pesci, l'ho riportato perché l'ho letto sul libro e non ricordo, sinceramente non ricordo, l'ho riportato perché l'ho letto. Guarda, ti posso venire in soccorso su questo punto, perché io ne ho 6 di beghini e nessuno di loro ha gli odontidi sulle pinne pettorali. Solamente sì. Nella parte anteriore, nella parte posteriore del muso, prima delle pettorali. E tra l'altro non sono molto sviluppati, sembrano quasi dei rametti degli arbusti. No, infatti ti dico, non sono pesci che ho mai avuto, perché chiaramente facendo una panoramica su tutto non posso averli avuti tutti. Su quello mi sono basato sul libro appunto che ho segnalato prima, che riportava questa differenza, e quindi l'ho riportata per questo. Ok, va bene. Grazie. C'è qualche altra domanda? Ciao Lorenzo, sono Emiliano. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao. Una domanda. Molti allevatori americani, tu sai che io faccio forte focus sul mercato americano, hanno l'abitudine di introdurre nelle vasche di riproduzione dei loricardi dei melanotenidi, soprattutto melanotenidi di taglia medio-piccola. Questo perché sembra che i loricaridi, vedendo che sopra di loro circolano dei pesci, si possano sentire un pochino più tranquilli, no? Della serie ci sono pesci, quindi non ci sono predatori. E in più, con una certa nota di sadismo, questi stessi allevatori sperano che i melanotenidi depongano dentro delle MOP che mettono in vasca,
che qualche uovo possa cadere e che quindi i loro ricarichi possano anche beneficiarne da questo punto di vista. Da 1 a 10, che importanza ti senti di dare a questa strategia, chiamiamola così, e che importanza hai notato che a questa strategia danno gli allevatori europei? Allora, è sicuramente una strategia interessante. Io direi che, viste le innumerevoli specie di caracidi che abitano in Sud America, non vedo perché dovrei introdurre una melanotenia, ma preferirei introdurre un caracide. Ti dico la verità, ci sono tante specie. In più ti dico anche che, secondo me, meglio i caracidi, soprattutto le specie piccole, perché non predano gli avannotti, non riescono a predare gli avannotti di eventuali loricaridi, quindi mentre le melanotenie riuscirebbero. Quindi io direi caracidi sicuramente sì, io li ho nelle mie vasche, ho cardinali, ho carnegiella, ho gasteropelagus per l'esattezza, non carnegiella, ho dei nannostomus, e effettivamente ti dico, non so sul comportamento riproduttivo, perché non credo questo vada granché a influenzare, però sul comportamento dei pesci, cioè uscire a mangiare diciamo, quindi andare più in giro per la vasca, questo assolutamente sì, cioè li tranquillizza e un po' vale per tutti, anche per altri pesci, anche i ciclidi inseriti in vasca, se ho dei caracidi che si muovono, i ciclidi perdono prima la timidezza. Per quanto riguarda gli allevatori europei, viene molto utilizzato, c'è chi utilizza questo metodo. Ho visto molto di più, soprattutto i tedeschi tendono a tenere le vasche buie, quindi i pesci poi girano e stanno tranquilli proprio perché le vasche vengono tenute spente. Mi è capitato più volte andare in fish room e mi è stata consegnata la torcia all'ingresso dicendo: ok, con questa puoi andarti a vedere i pesci nelle vasche, perché non hanno proprio l'illuminazione e tengono tutto buio. Però c'è chi utilizza questa strategia. Io personalmente la utilizzo e ti dico la verità, mi sto trovando bene. Avrei un'altra domanda e poi ho concluso. Che importanza ti senti di dare al parametro pH e che importanza invece ti senti di dare alla purezza dell'acqua, magari mettendo in rapporto, no, queste due parametri? Ora, introduco anche un'altra grandezza, diciamo, più che il pH, che secondo me non è molto importante, perché come avete visto tutte le specie variano a seconda delle stagioni, anche da pH più acidi, che possono essere 5,5-6, fino a pH 7,5. Quindi, come dire, quello secondo me non influenza tantissimo. È molto importante, come dicevi tu, la pulizia, cioè tenere i filtri ben puliti, la parte meccanica, evitare che ci sia accumulo di sporcizia in acquario, quindi tiponare quanto più possibile, quello sì aiuta molto, perché sono molto sensibili al deterioramento delle condizioni dell'acqua. E il parametro secondo me più importante invece per indurre e condizionare è, c'è chi dice la conducibilità, c'è chi dice il KH. Quindi va tenuta comunque bene a mente che più la durezza si riesce a mantenere bassa, si dice che il valore magico sia KH3 e conducibilità tra i 200 e i 300 microsiemens. Diciamo, quelli tendono a essere i valori un po' più, diciamo, comuni in cui si riesce a ottenere la riproduzione dei loricari. Poi non è detto, perché insomma si è riuscito anche a conducibilità più alte. Il fattor comune è sicuramente la pulizia dell'acqua. Grazie, buonasera a tutti. Prego, grazie a te. Ciao Lorenzo, sono Paolo, volevo fare una domanda. Ciao Paolo, dimmi. Ciao Lorenzo, ti volevo chiedere, ma qual è il vantaggio di avere dei giovani, dei esemplari giovani che hanno l'urea più vistosa, che poi hanno l'inizio allo stato adulto? Dovrebbe essere più conveniente il contrario, cioè perché un piccolo deve essere bello ai nostri occhi, ma comunque vistoso? Non è solo negativo, non riesco a cogliere il vantaggio evolutivo della specie di fare piccoli vistosi. Allora, dico, ad esempio, quello che è stato riscontrato per l'Ipancistrus dello Xingu, no? Quindi per esempio gli zebra, i 333, loro ad esempio non variano molto la livrea, la loro rimane costante. Si dice che quella livrea alternata bianco-nera serva perché, vivendo loro in ambienti rocciosi, la luce che filtra, diciamo, crea tutte quelle lineature, no? Cioè, l'increspatura dell'acqua crea poi con la luce tutte quelle linee sulle rocce che facilitano il mimetismo dei pesci, che poi infilati nelle greve delle rocce sembrano veramente far parte poi del paesaggio. Quindi, ad esempio, per la Pecoltia conta, quelle linee più dritte, fatte in quel modo lì, sembrerebbero poter garantire un mimetismo migliore.
sicuramente la strategia, ora io questo non te lo so dire con certezza perché chiaramente in tutta onestà non lo so, l'ipotesi è che chiaramente è tutto legato a un fatto di mimetismo e di livrea a seconda dell'abitat naturale poi dei pesci, quindi questo è l'unica cosa che mi viene in mente. Poi sul perché la livrea vada a cambiare, perché tu potresti dirmi giustamente ok, ma a me serve anche, cioè al pesce può servire anche da adulto di mimetizzarsi. Questo però in realtà io mi aspetterei il contrario, cioè magari un maschio adulto ha motivi di essere vistoso per attrarre una femmina, mentre un piccolo marrone con quegli spot gialli lo vedono da un chilometro i predatori. Cioè, sì, hai ragione, però poi se la natura fa così probabilmente appunto il motivo è che il mimetismo effettivamente per quelle specie è efficace. Per quanto riguarda invece l'interazione tra i pesci, allora da quello che so, dagli studi che stanno facendo, per tutti i catfish vale una forte interazione a livello ormonale, quindi loro rilasciano delle sostanze, tant'è che capita molto spesso che se tu hai una vasca con degli oricardi e una specie comincia a riprodurre, possano cominciare a riprodurre anche altre, questo vale anche per esempio per i cicliti molto spesso. Quindi diciamo che i parametri che vengono più visti dalle femmine possono essere la crescita degli odontidi, ad esempio sui maschi, l'emissione chiaramente ormonale, come vi dicevo, quindi non necessariamente la livrea, anche perché non è stato ancora studiato quanto e come vedano questi pesci, perché chiaramente sono pesci che tendono a vivere in penombra, in ombra, quindi hanno una vista secondo me molto poco sviluppata. E quindi il parametro visivo secondo me non influenza le loro interazioni, influenza più i predatori, cioè l'eventuale diciamo riuscita a sfuggire poi alla predazione. Ti ringrazio. Prego, a te. Lorenzo? Sì. Allora, in merito a questo ultimo aspetto che ha evidenziato Paolo, ossia quello della colorazione della livrea, sì. Io vorrei far presente un paio di cose che si collegano anche a una serata, alla serata che abbiamo fatto qualche tempo addietro, se non ricordo male, a gennaio scorso, la serata CIR di gennaio, con la pillola di teologia. Allora, innanzitutto la cosa che ho riscontrato studiando su alcuni testi, non, ovviamente non ho fatto esperienze io di persona, che in acqua, soprattutto acque di fiumi come lo Xingu, che insomma a pochi metri di profondità sono già scure per la presenza di sedimenti, basta, diciamo, serve veramente a poco la vista. E altra cosa da dire è che una cosa che mette in allarme spessissimo i pesci, le prede soprattutto, dai predatori, non è tanto il riconoscimento della presenza del predatore visivamente, ma quanto il rilascio di alcune sostanze che avviene a seguito della predazione da parte del predatore, ossia quando il predatore azzanna e dilania la preda, dalla superficie, dalle cellule epiteliali vengono rilasciate delle sostanze che mettono in allerta i consimili. Sono stati fatti degli esperimenti anche abbastanza interessanti, ovviamente non sull'oricaridi ma su altre diciamo famiglie, e avevano evidenziato questo. Tra l'altro c'è anche un'altra cosa da dire, che il colore giallo, che è molto vistoso per noi di alcune specie di loricaridi, è uno dei colori che, diciamo, stranamente sono abbastanza visibili in profondità. Lo sanno i subacquei, insomma, chi è subacqueo, io sotto questo punto di vista ho la possibilità di appurarlo abbastanza spesso. Il giallo è l'unico colore che si conserva abbastanza bene, mentre tutti gli altri colori si disperdono. Quindi questo sembra andare in contraddizione con quello che abbiamo detto, ma sono degli elementi che possiamo cogliere per poter un po' anche, come posso dire, speculare, ma certezze non le abbiamo, fin tanto che non verranno fatti degli studi approfonditi. Solo questo, non aggiungo altro, ecco. Ok, se c'è qualche altra domanda. Pronto? Sì, io ci sono. Ok. C'è Cristian Dugnani che da Facebook fa presente una cosa, che il rosso
Allora, il rosso in realtà, con riferimento al colore che immagino scompaia in acqua, il rosso è il primo colore che scompare. Basta già a pochissimi metri, ma intendo a 2 metri, 3 metri, per farlo scomparire. Io a riguardo mi ricordo un piccolo infortunio che ebbi anni fa sott'acqua. Mi feci un taglio in mare e mentre stavo andando a vedere dentro una tana, insomma, una cernia particolare che sapevo viveva lì. Indietreggiando mi tagliai la caviglia e a un certo punto vidi ero senza torcia perché si entrava un paio di metri dentro, vidi una cosa verdastra che si versava in acqua. Dici, ma che strana cosa, chi è che emetterà questo liquido verdastro? E invece era la mia caviglia che sanguinava. Il verde si perde subito, mentre il giallo si vede anche a profondità notevoli. Ovviamente il blu, l'ultimo colore che si perde, ma diciamo da un punto di vista mimetico ha poco da fare. Bene. Posso chiedere, Lorenzo? Certo, Roberto. Volevo chiedere che hai riprodotto fino adesso, che sei riuscito a riprodurre fino ad ora. Esatto, allora no, fino ad ora ti dico, a parte, va bene, i comuni ancistrus, ho avuto dei successi non con questi pesci veri qua, ma più con le rine loricaria, che ho riprodotto più volte, però lì c'è una difficoltà sull'accrescimento, e poi con delle loricaria timidima, sono riuscito ad avere diverse riproduzioni, che sono dei loricarini che tengono il grappolo di uova, le maschere tengono il grappolo di uova sul labbro, sotto il labbro inferiore. Poi ti dico, su questi pesci ho una forte passione, nel senso che ho studiato tanto, ho letto tanto, ho tanti amici che hanno riprodotto, tipo ad esempio Christian, tipo Alex, gli altri che hanno scritto, le Pecozia Conta, per esempio, è andato il mio amico Mirko Concas, quindi pure Catello Cuomo, un altro mio amico, l'ha riprodotti, quindi ho potuto imparare da loro molto e diciamo sto virando molto adesso sui loricari, cioè, ho fatto vedere tante specie, ma se hai visto ho tanti esemplari giovani. Ho solo un paio di gruppi riproduttivi pronti che secondo me possono essere le Conta, i 264 e poi quelli di Teutacanthi, ma ti dico, il grosso dei loricari che ho probabilmente l'avrò comprati nell'ultimo anno e mezzo, quindi diciamo che il mio è più un investimento a tendere. Infatti, come avete visto, non è stata una conferenza più su esperienze riproduttive specifiche, ma più su un overview su come sto vedendo che li sto tenendo e come vedo che stanno bene e come si possono mantenere questi pesci. Poi sulla riproduzione, diciamo, è qualcosa ongoing e spero di poter fare poi più avanti le serate in cui vi racconto pure come sono riuscito a farla. Quindi per ora le riproduzioni sono state limitate. Vediamo quando poi, insomma, mi sto attrezzando anche con impianti all'acqua giusta e tutto quanto per cercare poi di riuscirci. Ok, allora mi dovrai dire quando ti pare, quando ti piace, qualcosa di più sulle rine loricaria, perché quelle le vorrei... Ci ho avuto sempre la voglia di farle e non sono mai riuscito. Invece... Con loro chiedono particolari condizioni dell'acqua. Quello che amano sono delle tane tubolari aperte da tutti e due i lati. E poi devi aspettare che siano adulte, quindi il maschio te ne accorgi perché presenta una peluria sulla testa. E poi, insomma, alimentazione, quelle accortezze un po' di cui ho parlato anche qui, che possono valere anche per quei pesci là. Il problema lì, vero grosso, è l'accrescimento, nel senso che pure Giovanni l'altra volta diceva per l'isturisoma, sembra che vada tutto bene, poi dopo 8 settimane cominciano a morire un tot al giorno e non capisci perché, probabilmente c'è stato qualcosa di sbagliato nelle fasi precedenti nell'alimentazione. C'è chi prova solo col vegetale e non riesce, chi prova solo col proteico non riesce. Secondo me bisogna trovare il giusto mix, bisogna fare un po' di tentativi. Lorenzo, sono Giovanni. Ciao Giovanni. Ti volevo chiedere una cosa. Chiaramente ho capito che su questa tipologia, soprattutto per le specie più grandi, diciamo, hai soprattutto conoscenze di studio piuttosto che di campo, però ti volevo chiedere, ma per tua conoscenza il comportamento in fase di riproduzione
di, diciamo in generale, di queste specie, tale come per esempio in alcune specie di ciclidi in cui se la femmina non è pronta il maschio rischia di ammazzarla con tentativi di invito alla riproduzione, oppure c'è una oppure questa tipologia di comportamento non ti è nota? Allora, ti dico, mi è capitato qualche volta in realtà di avere, diciamo, in queste specie qui, ad esempio, faccio un paio di esempi, il 264, quindi il drogante così se le mai, mi è capitato di avere un tracking, ovvero un maschio che aveva bloccato una femmina dentro. E in quei periodi lì, diciamo, il maschio non tende a bloccare la femmina, cioè se la femmina non è pronta, non ha le uova, il maschio non tende a bloccarla in tana. Capita a volte possano esserci delle dispute per la tana, cioè che il maschio vuole entrare in quella tana ma la vuole per sé, se la femmina non è pronta a riprodurre lui lo sente, diciamo così. Ti accorgi che sta cambiando qualcosa quando la femmina comincia a stazionare nella prossimità della tana del maschio e la vedi molto gonfia con la pancia, cioè ti accorgi subito per i loro ricarichi quando la femmina è pronta, perché di solito ha un pezzo molto, molto tondo. Allora in quelle occasioni lì capita che poi il maschio appunto la faccia entrare in tana e poi la intrappoli dentro finché lei non rilascia le uova. Tendenzialmente, perché poi capita pure che lei poi le uova non le rilasci perché magari non ci sono tutte le condizioni al contorno corrette e quindi il maschio abbia fatto un trapping a vuoto. Quindi quello dici tu, può capitare che la femmina venga ammazzata, sono pesci molto resistenti, sono corazzati e possono stare molti giorni anche senza mangiare. È sicuramente capitato, però non, diciamo, non è la tendenza. Cioè può capitare che la femmina magari abbia delle escoriazioni, abbia subito danni da combattimento, diciamo, però diciamo non mi sento di dire è che la norma di ammazza la femmina se lei non è, cioè non perché non è pronta, è più per motivi di territorialità che può accadere. Okay. Poi per dire l'erine loricaria, la tana deve essere aperta in fondo, è proprio consigliato per questo, perché invece per l'erine loricaria il comportamento è diverso e rischi che il maschio non faccia più uscire la femmina e si rimane intrappolata dentro e muore, perché sono pesci molto meno resistenti. Quindi è quello il motivo per cui raccomandano la tana aperta in fondo delle rinnovigare. Ok. Bene, Lorenzo, se sei d'accordo io farei partire i video. Che dici? Sì, va bene, va bene. Vediamo, facciamo un tentativo, vediamo se riusciamo a farli vedere a tutti con una certa fluidità, perché il rischio è questo più che altro. Perché... poi, esatto, non ci sia... Sì. Allora... tanto io... anch'io come li vedo. Vediamo un po'. Ok, vediamo se va. Qui faccio vedere la temperatura che ho nella fish room. Si vede un po' a scatti. Ho inquadrato questo robot qui che è molto utile in una fish room perché permette di eliminare l'umidità ma mantiene il calore. Si chiama lo scambiatore qua sostanzialmente calore. Qui faccio vedere come ho fatto l'impianto, quindi ho coinventato tutto col polistirolo in fondo pannelli di legno, ho fatto l'illuminazione, devo sistemare un po' i fili e i cavi, però tendenzialmente ho riportato, vedete, i tubi dell'aria per avere ossigenazione ovunque e ho fatto l'illuminazione molto blanda per quelle parti di loricaridi, purtroppo si vede un po' bloccato, però si intravede anche, diciamo, la forte ossigenazione che do in vasca. E queste poi sono le altre vasche dove ospito sia loricaridi che ciclidi. Quelle sono sotto un paio di cubi per la riproduzione, si vede pure la lavatrice, perché c'è pure la lavanderia lì dentro. E niente, quindi queste sono le due strutture che ho con le vasche, abbastanza grandi, tutte da 150 cm, questa invece è la vasca di corrente, sotto altre due vaschette che uso per quarantene o accrescimenti vari. Quindi... questo era un po' per far vedere com'è composta la fish room. Si è visto un po' a scatti, ma si è capito. Bene. Provo ad andare con il secondo video. Sì. Vediamo se... eccolo qui. No, un momento, è ripartito quello di prima. Ah, poi quello che non ho detto, tutte le vasche hanno un troppo pieno, quindi poi ho fatto un sistema di scarico e gestirò con un cambio continuo, gestirò con elettrovalvole collegata all'impianto d'osmosi, che è una cosa su cui sto lavorando proprio in questo momento. Qui faccio vedere i sistemi di filtraggio. Qui utilizzo dei filtri d'Amburgo, come potete vedere nell'angolo. No, quindi... è ripartito... no, giusto, giusto.
No, è giusto questo. Filtri d'Amburgo, come vedete lì nell'angolo, praticamente c'è poi è una grossa spugna dove poi c'è collegato un areatore che con dentro un tubicino e quindi sputa fuori praticamente aria ed acqua e quindi crea una forte ossigenazione. E questa poi l'altra vasca si è vista un po' a scatti, quindi non si è capita bene la transizione. Invece questa l'ho gestita io con un filtro interno, dove ho messo una pompa molto, molto potente, quindi i vani del filtro interno l'ho dovuti fare molto larghi per fare in modo che supportassero poi il grosso passaggio d'acqua. E poi dall'altro lato ho messo una pompa di movimento per l'ultima che si è vista. Quindi una l'ho gestita in un modo, una nell'altro. Diciamo che sto un po' sperimentando e vedendo con quale metodologia posso trovarmi meglio. Sicuramente il filtro Amburgo garantisce molta meno corrente, quindi ho dovuto inserire quei filtrini lì, diciamo, compatti che dessero un po' di movimento all'acqua. Questa invece è la vasca di corrente di cui parlavo prima. Come vedete qui si vede subito le pompe di movimento. In realtà questa è una vasca con un doppio fondo dove agli estremi ho realizzato delle griglie che si possono vedere qui, vedete, dove passa l'acqua, quindi ho messo un bordo per non far cadere i tassi, quelle griglie sono movibili, passa l'acqua, va da sotto, viene rilanciata dalle pompe in movimento e risale dall'altra parte della griglia. Quindi crea proprio un circolo continuo di acqua. Qui ci sono i chetostoma qua dentro, ma ce ne sono in questo momento 6, ma come vedete non se ne vede nemmeno uno. Avrete notato nelle vasche ho molte lumache, le tengo perché aiutano molto a tenere pulito, quindi per il discorso della qualità dell'acqua. Inoltre non sembrano avere diciamo, ripercussioni da chi le ha avute insieme ai loricani, non sembrano danneggiare le uova o avannotte o qualcosa di questo tipo, anzi sembrano tenerle pulite, quindi le utilizzo diciamo senza nessun problema nelle vasche. Questa è una vasca un po' particolare, diciamo, un po' un esperimento. Per questo, dicevo, rinferito per la domanda al mio Roberto, sto ancora un po' provando e trovando la strada, diciamo. Questa è la vasca dove appunto tengo la coppia di Pseudacanthicus leopardus. Ho una femmina molto particolare che presenta un pattern molto chiaro per la specie. È sempre stata così da quando l'ho acquistata. Vediamo un attimo, poi sono anche curioso di vedere come possano essere i piccoli di questa eventuale coppia. Come vedete la femmina è molto gonfia, quindi spero. Alex appunto ha riprodotto recentemente, è stato il primo in Italia, uno dei primi in Europa a riprodurre gli Pseudacanthicus, lui ha fatto gli L25 e anche lui mi diceva insomma che è dovuto passare parecchio tempo e alla fine hanno fatto quando decideva loro. Hanno deciso loro, cioè lui ha provato a condizionare in molti modi e poi in realtà ha detto quando l'ho dimenticato hanno deciso di muoversi un po', quindi questo è un po', son pesci appunto, i loricani se è qualcuno che ha come dire, fretta di provare la riproduzione subito non sono i pesci adatti, sono pesci che molto spesso, per i quali molto spesso devi avere pazienza e aspettare, prima o poi arriverà il momento. Scusa, Lorenzo, sì. Ma quanto è grande questa vasca? Cioè, i pesci sono grandi e si vede, ma quanto è grande questa vasca? Questa è una 60x60x40, è adibita solo alla coppia, chiaramente. Quindi ho 120 litri, però in realtà è un cubo praticamente. Beh, di più, sì, esatto, è un cubo, però è quasi 300 litri questo di acqua. Scusa, 60x60? Sì. 6x6, 30x40? No, sono 120, non 120 litri. Lorenzo, mi senti? Sì, sì, sento. 6x6, 36, 35, 70, no, 140. 140. Quasi 200, no, quasi 300, ok. Giusto, giusto, sì. Sì, per coppia va bene, tendenzialmente diciamo sarebbe meglio avere una vasca magari da 1,20 m x 50 m, per dire, se sviluppate lunghezza è meglio. Io avevo questa al momento ad edicarvi, sto vedendo, comunque sia, come avete visto, non ci sono segni eccessivi di territorialità, quindi, da questo punto di vista qui non mi lamento.
cioè i pesci sembrano non starci bene. È chiaro che non sarà una sistemazione definitiva, una vasca per la riproduzione, diciamo. Ok. Questa invece è una vasca con ciclidi, quindi quello che dicevo prima, gli Eros notatus, il Diododoma e i Mesonauta guyane, e come potete vedere qui c'è un trio di 114, sono due femmine e un maschio. Il maschio è quello che vedete a sinistra. E questo maschio ha un po' una particolarità, quando l'ho comprato non me ne ero accorto, poi in realtà crescendo si è sviluppato di più, ha il cosiddetto muso snub. Snub vuol dire purtroppo la malformazione che può avvenire nell'origaride al momento della nascita, può capitare un po' in tutte le specie, quindi che risultino con questo muso schiacciato, e quindi una deformazione della parte frontale, lo potete vedere, vedete qui si vede bene che è molto, molto schiacciato e non appuntito come quelli che avete visto prima. Però non influenza in alcun modo, nel senso che il pesce poi cresce, mangia, riesce a nutrirsi senza grossi problemi, mentre le femmine hanno il muso regolare e più appuntito, diciamo. La varietà bulldog. Sì, una sorta, diciamo. Una sorta. Chiaramente me ne fossi accorto quando l'ho preso, non l'avrei preso, però... Bello. Fa molto mascotte, diciamo. Esatto. E niente, quindi si nutrivano sul fondo. Peccato che si veda a scatti, però si capisce, credo. Passo all'altro video, va? Sì. Allora, un attimo solo. È partito, lo vedete? Sì. In questa vasca invece ho quella con le rinnell'oricaria, gli pseudoemiodon e le farlovella. Anche qui potete vedere c'è una femmina molto gonfia, quindi pure qui spero che scendendo un po' con i valori qualcosa combinino. E poi gli pseudoemiodon hanno la stessa caratteristica riproduttiva delle loricarie, cioè il maschio ha il grappolo di uova, tiene il grappolo di uova sotto la bocca, tra il suo corpo e la sabbia, diciamo. Passano molto tempo insabbiati. Questi sono pesci, ad esempio, Christian Dugnani ha già riprodotto. E quindi anche qua mi ha dato qualche suggerimento che cercherò di mettere in pratica. Poi in realtà quello che vedete è una versione temporanea di questa fish room, perché nel frattempo la quarantena ha portato consiglio sbagliato, però insomma ha portato consiglio, quindi aggiungerò un'altra, diciamo, un'altra struttura con quattro vasche basse dedicate proprio alle origaridi, e una vorrei proprio isolare di pseudoemiodon per permettere di avere una, diciamo, una vasca dedicata e lasciarli più tranquilli per provare una riproduzione. Perché sta diventando una serra. Sì, diciamo che insomma era un garage, poi in realtà ho spazio fuori in un giardino per lasciare le macchine, poi in quel garage era fatto in maniera particolare in questa casa, quindi la macchina comunque non si riusciva a mettere. Ho trovato un compromesso per cui io mi sono preso una parete che posso usare per gli acquari, il resto fatta la lavanderia e ripostita. Vabbè, diciamo. Comunque complimenti, Lorenzo. Grazie, insomma, c'è stato più che mai tanto lavoro dietro, tutto è stato fatto tutto dall'estate in poi, quindi come dicevo è molto indietro. Ho visto tutta l'ingegneria che c'è a monte, si percepisce. Sì, ci ho lavorato un po', devo dire, poi per fortuna mi hanno pure aiutato diversi amici, tipo pure Massimo Viganove, lui ha parecchia esperienza e mi ha dato una bella mano a mettere sulle cose per questa stanza. Questa è la vasca con i loricaridi, diciamo, dalle abitudini carnivore che ho messo insieme. Qui si possono vedere quelli puntinati che sono gli L102, quindi i Cistrus Inspector, quelli neri e bianchi. Poi si vede un 264, gli Oselimani, che è quello grigio. E ho dovuto usare il flash, se no non si vedeva nulla. E quella è la femmina di Pecolzia vittata, che si vede nel legno, però purtroppo andando a scatti si fa fatica a percepire. E qui si vede il 264 che esce a mangiare, poi diciamo che propriamente non ho la mano fermissima, la luce non era ideale, come vedete qui avevano anche buttato giù una tana proprio nel momento in cui avevo dato da mangiare, però si vedono insomma i pesci che escono a
mangiare quando, quando distribuisco il cibo. Chiaro è che vi dico, insomma, sono pesci che per lo più tendono a stare nascosti e che si possono osservare quando si dà da mangiare. Io adesso ero vicino all'acquario, quindi loro uscivano e poi si andavano a rimpanare a qualunque singolo movimento. Se, se si hanno questi pesci a casa e ci si allontana un po' dalla vasca, se si dà da mangiare si può un po' godere lo spettacolo di vederli in giro. Però tendenzialmente sono pesci per cui sì, noi lo diciamo chi ce l'ha, insomma, paghi tanti soldi per vedere il sedere e basta, diciamo, perché poi loro stanno dentro nella, nella tana e tu vedi la coda poi. Ecco, qui si vedono in Anostomus e i cardinali che ho in questa vasca. Questo è un altro video sempre della stessa. Qui, vedete, ho tante lumache anche qui che mi aiutano a tenere pulito, nonostante questo, come potete vedere sul fondo, insomma, questi pesci sporcano, perché comunque qui ci sono parecchi esemplari. Qui si vede il maschio di Pecolzia vittata, che è questo più marroncino. Non sembra, ma è un pesce di 15 centimetri, più o meno. Coda compresa, e qui avevo dato da mangiare il repasci, quindi adesso si dovrebbe poi vedere che sono quella specie di pastone sul fondo. Quello, come vedete, è l'ascondiglio tipico della, della femmina di Pecolzia vittata, va sempre lì. Quello è un piccolo di L102, questo è un altro. La, come vedete, la spottatura varia molto, soprattutto negli esemplari giovani. Ok, io passerei all'altro video. Dopo, perché a scatti non si vede tantissimo. Qui si vede un po' bene il 264, però poi questi sono. Un attimo che faccio partire, poi direi, se sei d'accordo, di chiudere la serata. Sì, sì. Questa è l'altra vasca dove ho pesci più con abitudini erbivore, direi, quindi che a prevalenza di cibo vegetale. Qui davanti si vedono gli Postomus faveleus, gli L37, e si vede una coda di una Pecolzia conta. Però la luminosità non è ideale. No, okay. Forse bisogna andare a quello dopo, perché... Ah, ecco, qui forse ho introdotto un po' di luce. Si vede un Paranchistrus nudiventris, quello, quindi in livrea totalmente nera. Poi si vede una Pecolzia conta là sotto. E altre nelle tane. Ecco, una particolarità di questi pesci è che si fa veramente fatica a reperire maschi, cioè quasi tutti hanno, la stragrande maggioranza degli esemplari, che sono femmine, e tutti sono alla ricerca spasmodica di maschi. Anche io faccio fatica, forse su 18 esemplari che ne ho in questo momento, forse avrò 2 o 3 maschi. Purtroppo ho proprio le condizioni di luce non ideali per fare dei video. Ok, io interromperei il video se sei d'accordo. Sì, sì, tanto ti ho visto. Vediamo un po'. Questo lo posso far partire. E chiuderei con questo, se sei d'accordo, Lorenzo. Ah sì, sì, qui ho fatto una ripresa dello Pseudacanthicus L97, che è uno dei 4 che ho in vasca in questo momento. E, insomma, qui stava mangiando, vedete, un pesce molto bello come livrea. E quando metto da mangiare, devo dire, pure piuttosto attivo. Non esce troppo a farsi vedere, perché comunque sono ancora esemplari piccoli, poi... Da grandi gli Pseudacanthicus hanno il comportamento, avete visto prima, cioè dei veri e propri carri armati che escono fuori, mangiano senza problemi, e poi quando sono sazi si vanno a rinchiudere di nuovo nel loro
nella loro zona ombreggiata. E anche questo volevo far vedere perché secondo me particolarmente belli e non molto comuni. Proprio. È la prima volta che l'ho trovato in stock, li sto deciso di prenderli. Bene, allora dovremmo aver concluso. Se c'è qualche altra domanda da rivolgere a Lorenzo, fatela adesso o mai più. Ovviamente penso che se poi viene qualche dubbio. Sì, Lorenzo, sono sempre Emiliano. A chiusura direi che, viste le vasche, ci sono tutti i presupposti per un divorzio / separazione lampo, perché sono... No, sono... Allora, la regola sono indigeribili per gentil sesso, cioè veramente... Sì, effettivamente non sono particolarmente belle, però il fatto che non siano all'interno della casa, ma siano... Bisogna aprire una porta, uscire all'esterno, quello mi salvaguarda. Buona poi fortuna. C'è la vasca grande in salotto, invece quella si può guardare perché è più dedicata a cicli, dico Neros e Geophagus, appunto ci sono poi questi pseudocampus che avete appena visto, quindi quella è l'unica che c'è in casa, che comunque è 2 metri, però diciamo fa un bel effetto in salotto, diciamo, dai. Allora, io direi che per concludere invito tutti i partecipanti ad attivare la telecamera, così ci vediamo in gruppo. Io ringrazio Lorenzo per questa doppia serata interessantissima e piena di spunti e di curiosità. So che la malattia ha già colto qualcuno di noi. ovviamente qualsiasi riferimento non è casuale. Mi rivolgo ovviamente al grande Paolo. Detto questo, io darei appuntamento per la prossima settimana, perché adesso abbiamo in programma altre serate, vi darò notizia nei prossimi giorni, e in questo periodo di blocco forzato a casa per la nota epidemia cerchiamo di fare una serata a settimana. Detto questo, grazie ancora Lorenzo. Grazie a voi, grazie a tutti. Ciao, grazie Lorenzo. Ciao Lorenzo. Grazie Lorenzo, grazie. Grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao Lorenzo. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Ciao. 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 Ciao.